Chi ama la musica sa che cos'è un canone. Io non sono un esperto, me lo sono fatto raccontare così. Il canone è una forma, una specie di canone o di matrice. Ce ne sono diversi, ma uno fondamentale venne composto più o meno 3 secoli fa. E da lì ha attraversato il tempo, arrivando sino a noi, e con un numero di variazioni impressionante. Dall'inno nazionale russo a questo piccolo grande amore, passando per Lady B, Alba Chiara e Jovanotti. Ecco, se un prezzo la sinistra ha pagato in questi anni è stato avere smarrito il nostro canone, una regola. Pensavamo fosse vecchia, ma le idee, i valori, se sono giusti, non invecchiano. Quando vai a prendere l'acqua al pozzo, dicono i cinesi, ricordati sempre di chi lo ha scavato. E allora forse, se ripartiamo, se noi ripartiamo dal canone della sinistra e se lo ripensiamo per un tempo nuovo, magari capiterà che una canzone popolare torni a sorprendere la società. Ecco perché parliamo di una rivoluzione della dignità, perché il canone con cui pensare il mondo è la potenza di una domanda di libertà che scuote i continenti e le generazioni, sono i termini morali di una nuova frontiera che sola può rilanciare il traguardo dell'uguaglianza, promessa fino in fondo mai del tutto mantenuta anche nel secolo che abbiamo alle spalle. Allora uguaglianza e dignità.